regione non fa parte della commissione di verifica delle procedure del funzionamento di ARPAD, è altresì pacifico che, come dire, queste verifiche dovranno essere fatte in piena autonomia, ma naturalmente lei ricorderà, tutta buona memoria, memoria da elefante, che io questa interrogazione su, come dire, le sensazioni che territorialmente i viticoltori del territorio esclusino avevano avuto con tanto di documentazione rispetto al funzionamento del tema dei dragaggi sul nostro territorio, gliela presentai molto tempo fa. E lei ricorderà soltanto benissimo che non soltanto lei, ma anche la vicepresidente Viale è, insomma, molto tranquillizzante rispetto a quello che era accaduto nel nostro territorio. Ora, a ragion veduta, io penso, diciamo, che tutta questa tranquillità dovrebbe essere riconsiderata sulla base, diciamo, di quanto emerso e di quanto, come dire, verificato sulla base, diciamo, di verifiche anche di carattere giuridico. Ecco, penso, diciamo, che sia molto importante, visto che, come dire, alla prima non ci si era accorti di nulla, alla seconda può darsi che qualcosa emerga, sia molto importante che questa verifica venga fatta in tempi, diciamo, ragionevoli, in tempi precisi, perché il territorio esclusino aspetta delle risposte su questo punto, e siccome lei sa perfettamente che quelle attività sono alla base della nostra economia, ma anche alla base dell'identità del territorio esclusino, perché noi siamo conosciuti anche per quella cosa lì. Il fatto che qualcuno possa mettere in discussione le modalità con le quali sono avvenute queste procedure e le conseguenze ambientali, io penso, diciamo, che sia assolutamente necessario il fatto di dipanare ogni dubbio e capire se effettivamente gli organi preposti hanno fatto o meno il loro lavoro seguendo, diciamo, tutti i crismi. Ecco, naturalmente non si fanno, non fare i processi e le intenzioni, ma penso che sia molto importante che questa verifica arrivi alla, come dire, conoscenza del Consiglio in generale, ma anche e soprattutto a chi queste questioni le aveva poste, diciamo, con largo anticipo, se non altro per capire come si le cose. All'epoca sarebbe importante avere questi chiarimenti in tempi rapidissimi. Bene.